con il patrocinio dell'amministrazione comunale di Castro Villari e della provincia di Cosenza. Un cordiale benvenuto a tutti voi, in modo particolare al sindaco della città, l'avvocato Domenico Lopolito, al comandante della capitaneria di Porto di Corigliano, capitano di fregata d'onore d'amore, che ancora non ci ha raggiunto per degli impegni istituzionali giunti all'ultimo momento, ma è rappresentato dal comandante in seconda della capitaneria di Porto di Corigliano, il capitano corvetta Giuseppe Stola. Ringrazio gli altri amici, il signor Michele Tocci dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, il delegato dell'AMNI della Calabria, signor Giovanni Santoro, il consigliere nazionale Armando Tocci, che ci hanno onorato oggi della loro qualificata presenza e ci aiuteranno meglio a capire le dinamiche legate alla tradizione e alla storia dei cresti della Marina Militare Italiana. Saluto inoltre tutte le autorità civili e militari presenti in sala, saluto quindi tutti voi, saluto tutto il popolo della scuola che è degnamente rappresentato con delegazioni di studenti, docenti e dirigenti. Saluto insomma tutti quanti voi presenti, saluto tutti gli organi di stampa presenti, quindi tutti gli amici giornalisti. Amici cari, per la prima volta a Castro Villari, ed io sono davvero emozionato, viene allestita una mostra dei cresti più significativi della nostra Marina Militare Italiana. Castro Villari, diciamolo, ha una lunga tradizione legata a questa forza armata che ha annoverato sin dal primo conflitto mondiale moltissimi dei suoi figli, Allora, innanzitutto un buongiorno a tutti voi e un grazie agli organizzatori per avermi voluto qui con loro e per aver voluto soprattutto il patrocinio dell'amministrazione comunale di Castro Villari. Un grazie sentito per aver scelto la città di Castro Villari per questa importante mostra. Che sembra strano, dice Castro Villari è tutto sommato una città montana, non è così. Lo dicevo anche l'altra volta in un convegno, anzi in una importante manifestazione contro l'installazione nel Mar Ionio delle piattaforme petrolifere. Dice, ma voi cosa c'entrate? In una situazione nella quale noi oggi ci sentiamo veramente cittadini europei, pensare di non accorgersi che cosa avviene a distanza di 20-30 km o non capire che la Marina Militare è un patrimonio dell'Italia, non è un patrimonio solo delle città di mare. Ecco. La città l'avvocato Domenico Lopolito per i saluti. Passerei la parola al comandante in seconda della Capitaneria di Porto, il capitano di corvetta Giuseppe Stola, per un saluto. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Io sono qui e porto i saluti del comandante, il capitano di fregata Antonio D'Amore, che è stato impossibilitato a intervenire questa mattina. Con grande rammarico, perché da tempo avevamo concordato con i soci, amici e colleghi dell'ANMI la partecipazione a questa mostra e l'inaugurazione di stamattina. Non è una novità, come il signor sindaco sa, diciamo, che la capitaneria sia presente nella località di Castro Villari. Innanzitutto perché è corpo della Marina Militare e quindi rappresenta la forza armata, dove non ci sono altre articolazioni della stessa Marina Militare. Il capitano Giuseppe Stola, comandante in seconda della capitaneria di Porto, saluto, è stato l'ideatore del progetto della mostra e quindi passerei la parola al nostro amico Michele Tocci, che è socio dell'AMNI e quindi ideatore della mostra, che ci illustrerà appunto su come è stata allestita e quindi prenderemo da lui tutte le notizie utili e indispensabili. Thank you.
Pasquale, buongiorno a tutti e grazie di essere qui presenti. Allora, voglio dire solo due parole, spero, pochissime parole. Carissimi amici che siete venuti ad onorarci a sostenere questa iniziativa dedita alla conoscenza dei cresti della Marina italiana, un grazie sentito a tutti per la vostra presenza. Io ho scritto perché l'età ormai è quella che è, allora potrei dimenticare qualcosa, scusatemi. Io vorrei ricordare ancora una volta per coloro i quali ci hanno raggiunto in questo momento che a fine convegno ci recheremo presso il castello aragonese dove è stata allestita una mostra per la prima volta gastronomica sui crest più significativi della Marina Militare. La mostra sarà aperta da martedì 3 dicembre a sabato 7 dicembre nelle ore che vanno dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30 e domenica 8 dicembre, ultimo giorno, sarà possibile visitare la mostra dalle 10 alle 21. E, direi di iniziare la serie degli interventi che entriamo nel gruppo del convegno dal titolo La Marina Militare, la tradizione dei crest. E cederei la parola in rappresentanza dell'Associazione Nazionale dei Marinai d'Italia, Armando Tocci, il quale relazionerà sui crest, i crest nelle navi da guerra. Grazie, buongiorno a tutti e benvenuti naturalmente anche da parte mia, perché devo portare obbligatoriamente il saluto del nostro Presidente nazionale, l'ammiraglio Pagnotella, che per motivi ovviamente legati ad altri impegni non è potuto essere qui da noi, però ovviamente ci teneva tanto che io porgessi il suo saluto, così come saluto naturalmente tutte le persone, tutti i convenuti, ci tengo anche perché vedo che c'è una bella platea, questo ci riempie di orgoglio, perché per Castrovilla, come diceva il Sindaco prima, penso che sia una cosa molto bella, che la Marina faccia la sua comparsa e viene ad allestire una mostra che è veramente molto interessante, come da qui a breve potremo andare a vedere. Quindi ringrazio anch'io e saluto soprattutto il Sindaco poco fa per l'ospitalità che sta dando alla nostra associazione, ringrazio e saluto il Comandante della Capitaneria di Porto, anche se non è presente qui, questa grande capitaneria da poco che è stata eletta a capitaneria, però svolge un ruolo molto importante, così come svolgono un ruolo molto importante comandanti dei carabinieri, della Guardia di Finanza, che sono qui davanti, che saluto e ringrazio per quanto fanno quotidianamente. Porto anche il saluto del comandante della delegazione di Cetraro, il quale anche questa mattina, voi sapete bene che le condizioni meteorologiche non sono delle migliori e quindi sono impegnati in mare, anche lui comunque mi ha autorizzato a portare il suo saluto. Ho visto che c'è l'esercito, che saluto e ringrazio, così come saluto le autorità religiose di cui dicevo, le scuole è una cosa molto bella, importante che ci siano le scuole, tra un po' vi divertirete a vedere delle belle cose in questa mostra che andremo ad inaugurare. Un saluto affettuoso lo faccio naturalmente ai gruppi che sono venuti anche un po' da lontano, c'è il gruppo di Gioia Tauro, che abbiamo in prima fila, lo ringrazio con il suo presidente, e di Trebisacce che sono qui da noi, tutta la stampa che sta seguendo questo avvenimento, le associazioni varie che adesso non vorrei elencare, se non poi dimenticherei qualcuno e me ne scuso, e anche il nostro grande e bravo moderatore. Un ringraziamento particolare ovviamente va fatto a colui che ha avuto un pochettino così lo spirito iniziale, che è il Michele Tocci, lui e i suoi collaboratori, anche le signore di Castrovilla, le mogli hanno lavorato moltissimo. Michele viene è proveniente da un gruppo di Reggio Emilia, ha detto poco fa che ringrazia colui che gli ha fornito buona parte di questi cresti, è un signore anziano che non può essere qui da noi. Bene, lui ha collezionato un numero notevole di questi cresti, di cui tra breve vi parlerò, anche se brevemente, perché sennò poi vi potrei anche annoiare, e gli ha dato a una persona che sicuramente vi custodirà come merita, e ha trovato in Michele la persona, a mio modo di vedere, la persona più qualificata. Gliel'ha dato un numero, credo che siano oltre un centinaio,
una settantina, poi fra qualcuno che ho dato io e altri, eccetera, ci saranno un centinaio di creste, 180 creste, ecco, quindi ci sarà una cosa che è veramente interessante da vedere. Quindi un ringraziamento a Michele perché ci ha dedicato del tempo, perché chissà poi che quando c'è da organizzare qualche cosa, poi ci vuole del tempo, della dedizione e tant'altro. Ma veniamo poi adesso direttamente un pochettino a quello che è cosa sono questi cresti, perché sennò poi sembra che parliamo di un qualche cosa che buona parte di gente, la gente non sa cos'è un crest. Crest è una parola inglese che penso lo sappiamo tutti quanti. Questa parola inglese che dice appunto è una cosa che sta sulla testa, in cima, crest, la cresta del gallo, qualcosa che sta in cima alla testa. E questo in rappresentanza dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, un excursus storico dei crest nelle navi da guerra. Prima di passare all'altra relazione mi corre rivolgere un altro saluto all'avvocato Nino Troccoli, coordinatore dei giudici di pace di Spezzano Albanese. I saluti ovviamente anche al capitano Santorelli, comandante dei carabinieri della compagnia di carabinieri di Castroville. Un saluto va al neocomandante della Guardia di Finanza di Castrovillari, il capitano Mandolini, se ricordo bene. Un saluto ancora ad un'altra associazione che è sempre presente nelle manifestazioni culturali, l'Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Castrovilla. Vi saluto il suo vicepresidente Giuseppe Gioffre. Direi di passare la parola al secondo relatore che è il consigliere delegato AMNI della Calabria, Giovanni Santoro, relazionerà sul crest, il crest nella tradizione marinara. Autorità civili, militari, religiose, signore, signori, giovani studenti, nella qualità di delegato regionale vi saluto e vi porto i saluti anche di tutti i gruppi della Calabria che sono assenti. Dopo quanto ha esposto Armando, credo di aver poco da dire, però voglio dire qualcosa relativamente alla mia esperienza e a bordo delle navi e nelle caserme, perché sono stato in parte sulle navi, in parte il mio servizio si è svolto nelle caserme. Non è durato molto a lungo il mio servizio in marina, perché poi sono passato sulle navi di linea della Marina Mercantile. Giovanni! Vieni Giuseppe, vieni!